sì, una grande gara, specialmente una gara di gruppo. Io devo complimentarmi con i ragazzi, hanno dato veramente forse anche più di quello che possono dare in questo momento. Peccato che non è scappato anche il risultato, eravamo veramente molto vicini, ma nei momenti decisivi si è visto l'esperienza della Romania e noi abbiamo fatto di tutto per vincere. Alla fine abbiamo commesso qualche errore di troppo, anche dovuto alla nostra stanchezza fisica, ma va bene così, abbiamo dato il massimo e questo è importante. Dal punto di vista del risultato, diciamo che quel minimo obiettivo che dovevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto. Non dobbiamo dimenticare che siamo entrati nel sorteggio come quarti del ranking, la Finlandia era terza, quindi l'obiettivo minimo era almeno di passare sopra una del ranking, e ce l'abbiamo fatta. Peccato per la partita sprecata in Finlandia, diciamo che le ultime due partite, se avevamo anche un pizzico di fortuna, finivamo il girone con 6 punti e comunque eravamo sempre terzi. Siamo tanti, non abbiamo tante risorse, ma quando scendiamo in campo ci mettiamo sempre tutto il cuore, l'anima, la grinta e quello che viene viene. Stasera ci siamo andati veramente vicini contro una grande squadra, peccato perché questo pubblico meritava almeno un pareggio. A proposito di pubblico, l'Italia della pallamano si dimostra sempre vicina agli azzurri comunque quando giochiamo in casa. In Italia c'è tanta fame di pallamano, tanta voglia di pallamano, lo sappiamo. Conversano è una piazza storica tutte le volte che veniamo qui, non perché ormai è casa mia, mi fa molto piacere, il pubblico risponde sempre alla grande. Spero che ci saranno altre occasioni perché io e anche tutti i ragazzi ci sentiamo a casa quando siamo qui. Chiudiamo al terzo posto, superiamo la Finlandia di fatto con 2 punti, il tuo bilancio alla fine del girone. Guarda, non dobbiamo assolutamente pensare che abbiamo fatto il minimo, abbiamo fatto un grande risultato perché ricordo a tutti quanti che noi eravamo sorteggiati come quarta squadra, siamo riusciti a guadagnare una posizione, è importantissimo per noi, che lo sappiamo che nel panorama italiano purtroppo, nel panorama internazionale purtroppo non siamo un granché. Abbiamo scalato un piccolo gradino, i grandi successi, i grandi risultati si fanno un passo alla volta. È un gruppo abbastanza giovane, dobbiamo solo lavorare e scendere in campo come siamo scesi stasera.